La vinaccia in tanica consigliata, l'abbiamo presa quest'oggi, va bene, al supermercato, ed era anche buona, vero? Era un ottimo vino rosso, leggermente frizzante e quindi estremamente godibile in questa nottata veneta. In questa nottata veneziana. In questa nottata veneziana. In cui sorgono alcuni dubbi, perché le nostre relazioni durano sempre al massimo 2 mesi? Questa è assolutamente una domanda legittima. Giusto. Che ci siamo posti sorseggiando un ottimo vino e fumando una sigaretta. Siamo arrivati a dunque, abbiamo sbrogliato questa matassa. Non c'è altra strada. Quindi la nostra riflessione filosofica consiste in ciò, ovvero noi abbiamo compreso come la nostra voglia di spenderci, di impegnarci, di metterci a disposizione, negli anni si è ridotta ai minimi termini, fino a giungere ad un livello quasi negativo, direi. Diciamo che noi nelle relazioni siamo come Çalhanoğlu in finale dei Champions con Manchester. Esatto, spettrali, stanchi, svogliati. Impercettibili, esatto. Quasi, e quindi il problema abbiamo analizzato attentamente, abbiamo capito come se effettivamente la nostra voglia di sbatterci anche per le cose che ci appassionano, come il calcio, come tutto questo mondo, è effettivamente relativa, figuriamoci per le cose che non di questo tipo qua, di questo, no? Tipo, di questo insomma tipo. Poi possiamo dire che i sottoni, siamo vittime anche di certo sottonismo. E però, quindi poi abbiamo spostato sul generale la riflessione e abbiamo detto che effettivamente il mercato dei rapporti... Da buoni marxiani. Bisogna sempre analizzare la sovrastruttura. Da buoni marxiani abbiamo analizzato la sovrastruttura e siamo arrivati al dunque dicendo che i rapporti effettivamente affettivi vivono di questa iperinflazione derivante dal sottonismo, cioè ormai i sottoni, i simp, hanno drogato il mercato, cioè queste ragazze sono convinte veramente che l'uomo medio debba spendersi in mille modi per renderle felici fino a sacrificare ogni rantolo di libertà individuale. Mentre noi non siamo arrivati a questo tipo di riflessione, noi ci fermiamo qualche scalino prima, qualche chilometro prima, e quindi è chiaro che secondo la letteratura contemporanea la nostra voglia di spenderci è effettivamente insufficiente, ragazzi. Esatto, siamo fuori dal budget. Sì, ormai sono cazzi vostri, avete voluto fare i sottoni così, sono cazzi vostri. Noi la nostra gioventù l'abbiamo fatta. Quindi... Noi abbiamo vissuto gli anni 90, ce li siamo goduti, adesso esatto. Sono cazzi vostri. Adesso no, io non metto più becco, non metto più... Quel che arriva arriva. Noi, come dici sempre, è un buon aforisma, noi passati 30 abbiamo appeso La minchia al chiodo rimane lì e non la tocca nessuno. Rimane appesa, esatto. E siamo bene così. Esatto. Comunque il sottone che ha drogato il mercato ufficiale. Sì, certo. Purtroppo con questa iperinflazione. Ma poi queste giovani generazioni qua sono anche molto romanticizzate. Sì. Hanno queste visioni elicoidali, sì, della relazione. Ma sì, ma che poi alla fine è un romanticismo vacuo, perché si basa comunque su degli stereotipi in cui se sei una persona minimo critica o minimo riflessiva ti ritrovi comunque in una limitazione generale, no? E quindi se hai una visione del mondo un po' più ampia non rientri in questa fascia, non, anche sforzandoti ti esce il cringismo a fare certe cose. Noi vogliamo una dinamica, una dialettica, anche un divano, anche un bel divano, le partite, non fare un cazzo, esatto. Lasciare il cellulare per giorni tramortito. Rispondiamo dopo 48 ore, questo è il nostro, cioè, così però, noi siamo stati abituati, siamo stati cresciuti così, non con il cellulare in mano 24 ore su 24. Ma perché poi quando ti sei detto le cose che ti devi dire alla fine, c'è un cazzo, perché non succede mai un cazzo, cioè, a me sapere quello che stai facendo alle 7:30 della sera me ne frega relativamente, voglio dire. Poi anche, ma scusa, come fai a fare i weekend romantici fuori porta che ci sono le partite? Allora bisogna mettere in chiaro una regola: se c'è qualsiasi partita di campionato, che sia anche una partita di mezza classifica o comunque non attenzionata da parte del mainstream,
Noi dichiariamo sospesa qualsiasi attività che contempli uscire di casa, fondamentalmente. No, ma certo, cioè, non posso. I nostri impegni individuali sono strettamente collegati. Io non collegati. Posso avere una relazione, ci sono troppe partite. Troppe partite. Con lo spezzatino, lo spezzatino a disturbo, perché quando c'era il campionato alle 3, dalle 3 alle 5, qualche possibilità c'era. Lo spezzatino, purtroppo lì è stata la pietra tombale. È finito tutto. Con lo spezzatino non c'è più niente da fare, capisci? Anche perché poi c'è la Premier, ci sono i campionati. Bisogna stare attenti, anche perché lui ha una responsabilità anche calcistica, deve anche rendere conto. Noi qua decidiamo il calcio mercato. Lui influenza comunque un certo tipo di ambient, di mercato, eccetera. E quindi ha delle responsabilità, deve rendere conto. Quindi, voglio dire, e questo mal si contempla con una frequentazione continuativa, impegnativa. Noi siamo così, siamo liberi, siamo esseri fluttuanti. A proposito, Brozovic in Arabia Saudita, cosa ne pensi? Ma penso meglio che, così per te. Ma io dico di sì. Poi ho visto che comunque c'è una parte di tifoseria dell'Inter che si aggrappa a Brozovic, c'è questa diceria, diciamo, del fatto che gli era stato nascosto l'interesse del Barcellona, quindi è una vicenda complessa di mercato, perché le complessità sembra che ce l'abbia solo il Milan, invece sono abbastanza diffuse a livello mercatistico. Ma io ti dico, se però al posto di un Brozovic mi proponi un Frattesi, a te va bene. A me no, francamente. Tu sei un antifrattesiano. Antifrattesi, proprio sono il primo antifrattesiano. Come mai? Non lo voglio assolutamente. Ah, ok. Proprio a livello epidermico mi crea malessere. Non ti piace? No, non mi piace assolutamente. E quindi, sì, insomma, io tra Frattesi e Brozovic scelgo Brozovic. Anzi, è uno dei giocatori dell'Inter che negli anni ho apprezzato di più a livello, ho sempre invidiato. Si può fare calcio senza Tijani Reinders? È assolutamente impossibile. Non si può fare calcio. Se voi volete fare calcio senza Tijani Reinders, vi fermano prima. No, non ci si può iscrivere al campionato di Serie A. Io la metterei come regola. È una regola, è una se classe. Non c'è almeno una squadra che garantisce la presenza di Tijani Reinders. Si ferma tutto, basta. Non si fa Serie A. Qual è l'attaccante che vuoi al Milan? Ma io ve l'ho detto, a costo di farmi dei nemici, io dico che l'attaccante del Milan che dovrebbe prendere, poi non si realizzerà mai, è il Lukaku nazionale. Lukaku, Leao in squadra assieme, che cazzo fai? Dinamite pura. Per me sarebbe veramente, cioè, è la punta di sostanza che serve al Milan. E io credo che veramente sarebbe un binomio con Jay-Z presente. Poi non si farà mai perché lui non vuole. Però allora, vogliamo essere post ideologici, vogliamo essere furlaniani fino in fondo. E allora io dico un Lukaku rossonero, ma perché no? Ma ce ne vogliamo privare di questa. E voi anche Chiesa? Ma io dico, mi stupisco che non ci sia l'interesse del Milan per Chiesa, perché rischia di andare a Newcastle, rischia di andare a Liverpool, però voglio dire, 60 milioni alla fine, se fa un investimento pesante per risolvere il nostro problema ormai storico sulla destra, ma io dico, ma perché no un Chiesa? Cioè, sarebbe veramente, certo è che noi con gli infortuni abbiamo un po' un rapporto critico, e quindi sarebbe l'ennesima, diciamo, personalità fragile a cui ci leghiamo. Però francamente io un Chiesa al Milan tutta la vita. La Juve la difendiamo fino alla fine. Fino alla morte. Ok. E cosa mi dici di Amrabat al Milan con Salemaker alla Fiorentina più conguaglio? Ma questo sarebbe, diciamo, filosoficamente parlando, il migliore dei mondi possibili. Dopodiché la nostra realtà corrotta, occidentalizzata, eccetera, ce lo vieterà assolutamente. Ma scusa un attimo, ma perché io devo vedere che Tonali... Ah no, aspetta, tu ci devi dire di Tonali come l'hai vissuta. Ma Tonali, francamente, io allora capisco la delusione di tanti, il malessere, anche perché, voglio dire, è strettamente legato anche alla storia di questo canale, Tonali al Milan, diciamola tutta. L'abbiamo portato noi. Diciamola tutta, però francamente penso anche a questo. La cifra era una cifra molto interessante per Tonali, nel senso che Tonali per me aveva un senso nel Milan, non tanto per l'apporto tecnico, tattico che comunque dava e comunque era un giocatore importante, però più che altro per il fatto che fosse legato in modo particolare ai nostri colori, avesse una sua specificità all'interno del Milan. Detto questo, a livello oggettivo,
di valore del giocatore, beh, francamente la cifra che abbiamo incassato è importante, è interessante. Con questo non voglio assolutamente disconoscere il valore di Tonali, però francamente se però devi... Tijani Reinders, però se devi ricostruire una squadra e vuoi una certa liquidità, potrebbe avere un senso. Quindi io dico, non sono tra quelli iper pessimisti che dicono che stanno smantellando la squadra. Io sarò impopolare, quello che vuoi, però a livello di importanza nel Milan, se mi dici chi sacrifichi tra Theo Hernandez, Leao e Tonali e Maignan, io dico Tonali di questi qui, ve lo dico molto sinceramente, con tutto il rispetto per la bandiera, per il milanista, tutto quello che volete, però per me i fuori classe del Milan attualmente sono Maignan, Theo Hernandez e Leao. Tonali è un bel giocatore, è una bella suggestione nel Milan, però non è quel livello per quanto mi riguarda. Non è quel livello. Comunque lo scambio, scusa, Amrabat, noi dobbiamo vedere Tonali venduto a 90 milioni, Amrabat devi star lì a chiedere 30 milioni e non se neanche se va via. Lo dai al Milan, ti fai dare un 25-30 milioni e ti prendi Salemaker, fai plusvalenziere amico tattico, che li quoti 45 milioni uno, 65 ed 40, è fatta. Ma l'accordo contenti. Estivo tra di noi è già siglato. No, io avrei già firmato. Ecco, devi sentire comunque Gioia Barone, con cui sei in rapporti di amicizia. Bisogna dirglielo. Bisogna chiarificare questo punto. Assolutamente. Bisogna farlo. Questo è. Però quanto ti volevo dire una cosa, ma quanto cazzo ha gasato il video del rinnovo in stile funk di adesso mi sfugge, del francese della Juventus, Rabiot con la musica funk, è stato proprio Sigma Male a livello veramente assoluto. La vecchia signora, la vecchia signora, la vecchia signora, ragazzi, la vecchia signora.